Ciao ragazzi, con questa video lezione cercheremo di ripetere un po' la forma attiva e la forma passiva dei verbi, perché dagli esercizi ho notato che ci sono delle difficoltà. Cercheremo anche di fare una piccola esercitazione pratica durante questa video lezione. Allora, intanto ripetiamo in linea generale, vedete, la forma attiva. Il verbo è attivo quando il soggetto compie l'azione espressa dal verbo, questo l'abbiamo notato. La forma passiva l'abbiamo quando il verbo è passivo, cioè quando il soggetto subisce l'azione espressa dal verbo. Notate questi due esempi: Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. Il soggetto grammaticale e logico compie l'azione ed è Cristoforo Colombo, mentre il complemento aggetto è l'America, ha scoperto il verbo. Vedete? Nella trasformazione il soggetto grammaticale diventa l'America, che era nella frase precedente il complemento oggetto. Poi da Cristoforo Colombo è il complemento d'agente, cioè compie l'azione poi fondamentalmente, ma diventa in questa nuova struttura un complemento, non più il soggetto della frase. Il verbo, vedete, è diventato passivo. Ha scoperto, diventa, è stata scoperta. Notate. Dopo vedremo faremo una piccola esercitazione e vi sarà più chiaro perché da ha scoperto abbiamo è stata scoperta. Allora, intanto possono diventare passivi solo i verbi transitivi con il complemento oggetto espresso. Nella trasformazione, notate, il complemento oggetto diventa il soggetto grammaticale che subisce l'azione del verbo in forma passiva. Il soggetto della frase attiva diventa il complemento d'agente che compie l'azione espressa nella frase passiva, come abbiamo visto qui. Il verbo mantiene, occhio, lo stesso modo e lo stesso tempo, ma concorda nella persona, nel numero e nel genere con il nuovo soggetto grammaticale. Notate, Cristoforo Colombo ha scoperto. Cristoforo Colombo è una terza persona singolare maschile, ha scoperto è l'indicativo passato prossimo in forma attiva, terza persona singolare maschile, perché abbiamo scoperto. Invece, nella forma passiva, l'America è stata scoperta, abbiamo l'America come soggetto terza persona singolare femminile, mentre è stata scoperta è l'indicativo passato prossimo, forma passiva, terza persona singolare femminile. L'America è stata scoperta. Adesso facciamo alcuni esempi pratici. Allora, partiamo sempre dal verbo scoprire. Allora, il presente indicativo qual è? Io scopro. Va bene? Adesso devo trasformare il verbo scoprire in forma passiva, quindi nella forma passiva. Cosa faccio? Utilizzo sempre lo stesso soggetto, poi dopo magari facciamo l'esempio con una frase con il complemento oggetto. Io cosa devo fare adesso? Devo aggiungere l'ausiliare, che è il verbo essere oppure il verbo venire, come abbiamo imparato. Però attenzione, devo adesso inserire l'ausiliare secondo il modo, il tempo e la persona che trovo nella frase in forma attiva. Quindi, per esempio, io scopro, io sono. A questo punto devo aggiungere il participio passato del verbo scoprire. In questo caso, io ho fatto il presente indicativo in forma passiva del verbo scoprire. Io sono scoperto. Vediamo come farlo, per esempio, con il tempo composto del presente indicativo, cioè il passato prossimo. Io ho scoperto. Vado qui. Adesso il soggetto è io, sempre io. Come posso fare per trasformare al passato prossimo in forma passiva, scusate, il verbo scoprire al passato prossimo. Io, vedete, sono stato. E poi aggiungo scoperto. Perché, vedete, io ho scritto io ho scoperto, no? È il passato prossimo. Adesso l'ausiliare, vedete, l'ausiliare, questo qui, è il passato prossimo del verbo essere. Ok. Mi sono fermato, no? E poi ho aggiunto il participio passato. Vediamo per esempio l'imperfetto.
Allora, io scoprivo, ok? Allora, a questo punto io devo realizzare, devo creare la forma passiva del verbo scoprire. Cosa faccio? Io, ad esempio, devo aggiungere adesso l'ausiliare all'imperfetto, ero. Giusto? Scoperto. Perfetto. Poi faccio per esempio, l'ausilio, faccio il tempo composto dell'imperfetto, ovvero il trapassato prossimo. Io avevo scoperto. Faccio la forma passiva. Io adesso avevo scoperto. Devo aggiungere il trapassato prossimo del verbo essere, quindi dell'ausiliare. Io ero stato scoperto. Scusate, scoperto. Facciamo un altro esempio con il passato remoto. Per esempio, io scoprì. Va bene? Poi, io, vedete, devo inserire l'ausiliare al passato remoto del verbo essere, ovviamente. Quindi inserisco io fui e poi ci aggiungo il participio passato. Stessa cosa faccio per il tempo composto del passato remoto, ovvero il trapassato remoto. Io ebbi scoperto. Vado qui. Io inserisco il trapassato remoto del verbo essere. Fui stato scoperto. Va bene? Allora, proseguo, faccio un ulteriore esempio così ci facciamo tutto l'indicativo con il futuro semplice. Io scoprirò. Ok, io inserisco l'ausiliare del futuro semplice, futuro semplice, scusate, dell'ausiliare, io sarò scoperto. Ok, stessa cosa faccio con io, con il futuro anteriore, io avrò scoperto. Vado qui. Io sarò stato, vedete, l'ausiliare è coniugato al futuro anteriore, forma del verbo essere. Vedete, io sarò stato scoperto. E così anche per il congiuntivo. Facciamo qualche esempio per il congiuntivo e poi possiamo chiudere. Allora andiamo, scriviamo che io scopra. Allora, adesso che io, ausiliare coniugato al presente congiuntivo del verbo essere, che io sia. Ok? E poi ci aggiungo sempre il participio passato. Facciamo giusto un altro esempio con il tempo composto del presente congiuntivo, ovvero il passato, che io abbia scoperto. Vado qui. Che io adesso devo aggiungere il passato congiuntivo del verbo essere, che è l'ausiliare, appunto. Che io sia stato. Aggiungo poi il participio passato. Allora, facciamo qualche esempio anche con una frase. Facciamo, non lo so. Io scopro l'America, così riprendiamo anche la frase dell'esempio. Adesso, cosa devo fare? L'America, che è il complemento oggetto, diventa il soggetto. Adesso io scopro, giusto? Devo adesso inserire l'ausiliare, sempre concordato però col genere di America,
deve inserire l'ausiliare coniugato al presente indicativo, quindi il verbo essere al presente indicativo. E ci aggiungo poi il participio passato, scoperta, e poi il complemento d'agente, cioè da me. Ok? Questo funziona ovviamente poi con tutte le frasi, con tutti i tempi e tutti i modi. Va bene, spero tu sia tutto chiaro. Se avete ulteriori dubbi, sapete come contattarmi. Buono studio, alla prossima!